Parafrasando Ligabue, siamo nel giorno dei giorni, o dentro o fuori. Più semplicemente lo scontro finale play-out di prima categoria tra Marassi Quezzi e Mura Angeli. La partita di andata si è risolta con un 2-2, un pareggio conquistato dai gialloblu all'ottantesimo con gol di Puggioni. Oggi i mister delle rispettive squadre guarderanno il match dagli spalti del Ligorna, ma i due allenatori hanno deciso di lasciare in panchina l'artiglieria pesante per giocare al massimo i minuti conclusivi. A riposo troviamo Fabio Barni per i biancorossi, mentre per i locali vi sono Andrea Girau e Ivano Varia, una coppia sinonimo di 8 marcature stagionali. Diamo inizio a queste emozionante scontro facendo partire la nostra sintesi già al 15° minuto con la punizione del Mura Angeli battuta da Lomuoio. La palla prende uno strano effetto, supera la barriera e fa la barba al palo. La reazione degli uomini di Mister Boschi è immediata e Gio Maresi crossa nel mezzo. Lo stop di Altosole è difficile, la sua conclusione è facile preda di Marcaccini. Gli attacchi dei locali non sono ancora finiti. Corner di Gio Maresi, Puggioni ribatte verso il secondo palo dove Tangari risponde presente, ma il pressing avversario è asfissiante e la deviazione in porta fallisce. Passano 10 minuti e si ripete lo stesso refrain. Gio Maresi verticalizza bene per Canistra, che però è cercato dagli avversari. In zona si precipita Olivieri e la sua cannonata svernice la traversa. Che rischio per il Mura. Il primo tempo si chiude qui con un Marassi Quezzi che si dimostra a tutti gli effetti padroni di casa, ma grazie all'immagine e al montaggio del nostro Enrico Figus passiamo alla ripresa e più precisamente al secondo minuto con il calcio piazzato di Olivieri. Brividi freddi, ma la palla supera di poco la traversa. Il Mura Angeli non ci sta e suona nuovamente la carica al 58° con la battuta di Lomuoio che raggiunge la testa di Di Molfetta. Neanfria c'è, ma in ogni caso la sfera colpisce il palo. Nulla da fare. Per assistere alla nuova occasione degli ospiti dobbiamo aspettare 10 giri di lancette. Il rasoterra di Pitaluga viene agganciato da D'Agostino che prova la magia effetto, ma la palla si impenna. Arriviamo così al 75°. L'area giallo-blu è diventata una piccola Fort Knox. Tirella sfrutta un lancio lungo dalle retroguardie per fare sportellate con Canistra. Il numero 4 locale fa il suo dovere e il destro della seconda punta è troppo angolato. Nanfria si limita a controllare sul fondo. La doccia gelata per il Marassi Quezzi arriva a 10 minuti dal termine con il filtrante di D'Agostino che permette l'inserimento dalla sinistra di Tirella. L'occasione del diagonalone è troppo ghiotta. Il giocatore classe 1979 non può sbagliare. Questa marcatura vale il nono sigillo stagionale e soprattutto la possibile permanenza del Mura Angeli in prima categoria. Un aiuto concreto ai padroni di casa arriva al 43° con il secondo cartellino giallo per D'Agostino, sinonimo di doccia in anticipo di 8 minuti. Finale al cardiopalma per questa super sfida. Dopo una mischia confusionaria in area avversaria è Notar Nicola a prendere palla e a divorarsi un'occasione ghiottissima. I Marassi Quezzi rumoreggia per un presunto fallo, ma il signor Feraudo della stazione di Chiavari dice di proseguire. Al termine dei 6 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Mura vince 1-0 e si aggiudica questi playout. Finisce qui l'avventura del Marassi Quezzi che dopo 5 anni di permanenza deve dire addio alla prima categoria. La festa qui sul campo del Ligorna è tutta dei biancorossi che dopo la promozione conquistata nella stagione scorsa riesce anche nell'obiettivo salvezza di quest'anno. You win!